Ciao ragazzi, piacere, mi chiamo Luca Crocco e da oggi faccio ufficialmente parte dello staff di Chimera Revo. Faccio questo primo video per dirvi che anche in Italia sta per arrivare YouTube Music. Cos'è YouTube Music? Semplicemente quello che ho detto, una nuova piattaforma di musica e video streaming offerta da YouTube. YouTube Music vi permetterà di ascoltare e vedere oltre 2 milioni di artisti. Infatti, questo servizio, questa piattaforma nasce dalla fusione tra YouTube e Google Play Music, che sicuramente tutti conoscerete, no? Questo servizio offrirà inoltre tantissime playlist, tantissime radio e addirittura anche delle performance live. Questo servizio non sarà implementato né nell'applicazione di YouTube e nemmeno in quella di Google Play Music. Infatti verrà appunto fornita una nuova applicazione che servirà appunto soltanto per far funzionare la piattaforma YouTube Music. E mi dispiace dirvelo, ma non abbiamo ancora il download disponibile per voi. La ricerca di una canzone su YouTube Music può essere anche descrittiva, infatti vi basterà anche cercare quella canzone fischiettata oppure appunto, non lo so, sicuramente vi sarà capitato di cercare su internet una volta, non lo so, nel modo più strano una canzone che state cercando da parecchio tempo e così per magia è saltata fuori. Ecco, sicuramente mi avete capito, YouTube Music funzionerà più o meno alla stessa maniera. La home dell'applicazione si personalizzerà in modo dinamico, non solo in base alle vostre ai vostri ascolti recenti, ma se date accesso alla posizione vi consiglierà anche dei brani in base al luogo in cui vi trovate in quel preciso momento. Ad esempio, se siete in palestra, ovviamente l'applicazione vi suggerirà delle canzoni adatte alla palestra. Se siete in aeroporto, vi consiglierà delle canzoni adatte in aeroporto per l'aeroporto e così via, insomma. Questa piattaforma ovviamente non è gratuita, o meglio, ci sono due versioni, quella free e quella a pagamento, insomma un po' come funziona con Spotify. Anche il prezzo dovrebbe essere relativamente simile, infatti sembra che si parli di circa 10 dollari al mese per la versione diciamo a pagamento. Ho fatto un accenno a Spotify perché anche le versioni free e quella a pagamento di YouTube Music sono molto simili a quelle di Spotify. Infatti con la versione gratuita non potremmo né scaricare le nostre canzoni per ascoltarle offline, ci sarà la pubblicità, insomma, e così via. E non sarà nemmeno possibile scegliere la traccia da mandare avanti, ci sarà soltanto la riproduzione casuale, proprio come funziona con Spotify. Invece per il servizio in abbonamento, che ricordo che dovrebbe costare circa 10 euro al mese, potrete saltare da una canzone all'altra, non avrete la pubblicità e sembra che se siete già abbonati a Google Play Music, YouTube Music sarà già compreso nel prezzo e vi trasporterà da un'applicazione all'altra tutte le playlist in automatico senza che voi dobbiate sbattervi per cercare le canzoni, eccetera. Insomma, avrete tutto sincronizzato nello stesso momento, a patto che utilizziate lo stesso account Google, ovvio. YouTube Music sarà disponibile a breve in USA, Nuova Zelanda, Austria e non mi ricordo, manca un paese, oddio, Messico. E invece successivamente arriverà anche nelle nostre zone europee. Si parla di 22 maggio, ma insomma, sappiamo che con queste politiche non possiamo mai dare una data certa. Secondo voi YouTube Music può battere Spotify? Faccio il paragone sempre con Spotify perché è questa la miglior piattaforma di streaming, a parte Apple Music che io ho provato, ma continuo a preferire Spotify. Ecco, secondo me verrà scambiata per un primo periodo come la brutta copia di Spotify, un po' come era successo per Telegram, vi ricordate, no? Avrete sicuramente sentito quel vostro amico che dice: "No, Telegram non me ne frega niente perché tanto è la brutta copia di WhatsApp, usano tutti quello e quindi uso quello anch'io". Ok, secondo me per un primo periodo succederà questo. Ma poi Google sono sicuro che introdurrà delle funzioni che potremo trovare soltanto sulla sua piattaforma e quindi molte persone che usano Spotify Premium, come me ragazzi, mi raccomando, usate i servizi in abbonamento e supportate le persone che stanno dietro a una piattaforma, cominceranno a preferire YouTube Music rispetto a Spotify. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e fatemelo sapere qui sotto nei commenti.
In descrizione trovate i miei social network e tutti gli account di Chimera Revo. Questo è il mio primo video, sicuramente non sarà l'ultimo. Ci vediamo sempre qui sul canale di Chimera Revo. Ciao ragazzi!